Luca Donaggio, oggi una partita sicuramente importante contro una vostra diretta concorrente. Il tuo gol è arrivato, quello che ha sbloccato la sfida. Un 2-2, che come si commenta all'interno dello spogliatoio? Ma siamo amareggiati perché soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto una grande prestazione e abbiamo giocato veramente bene, potevamo fare anche più di due gol. Poi c'è stata questa situazione su palla inattiva che ci ha punito e allo scadere del primo tempo via le gol è sempre brutto perché poi sai che entri il secondo tempo e gli avversari sono agguerriti. Luca, c'è da dire però, come hai detto, mi hai accennato tu, che insomma la prima mezz'ora, i primi 40 minuti sono stati fatti davvero bene, forse il più bel vado della stagione. State recuperando anche qualche giocatore, si è rivisto Varagusa, ha giocato Capone dal primo minuto. C'è da limare forse qualche piccola ingenuità su una situazione di palla inattiva. Nel finale poi Sacca ha trovato un Eurogol, ci si poteva fare poco, però nel complesso il lavoro che state portando avanti in queste settimane con il nuovo mister incomincia a dare i suoi frutti. Sì, è un lavoro. Lavoriamo anche per questo, però sono stati gol in palla inattiva, un calcio di punizione che va di picchia in aria, è sempre brutto, una punizione del genere è sempre brutta. Poi l'Eurogol fa parte del calcio, meritavamo qualcosa di più secondo me, però ripeto, il calcio è questo. Come state trovando con il nuovo mister? Perché si vede la vostra maggiore compattezza anche nei momenti di difficoltà. Oggi sicuramente quei due gol annullati hanno pesato tantissimo, perché comunque il Vado ha continuato a giocare anche nel secondo tempo, non è che si è arreso o quant'altro. Però sicuramente anche questo tipo di pensiero, la voglia comunque di rifarsi dopo un pareggio alla fine positivo, è un buon impatto comunque per il gruppo. Ma sicuramente sì, hai detto, noi siamo amareggiati per come è andata la partita. Continuiamo la nostra striscia positiva, a venerdì ci alleneremo per preparare al meglio Pinerolo. Noi col mister lo seguiamo, è un uomo che ha fatto calcio e quindi sa tante dinamiche del campo e soprattutto all'interno dello spogliatoio e come far star bene i ragazzi, che secondo me è la cosa principale.